Nel secondo balzo dell'antipurgatorio troviamo ancora le anime che, per la loro morte violenta e inaspettata, si sono pentite all'ultimo momento. Queste si affollano intorno a Dante perché riferisca ai parenti ancora vivi di pregare per loro e abbreviare il tempo di sosta nell'antipurgatorio. Liberatosi dalla calca fastidiosa delle anime, Dante esprime a Virgilio i suoi dubbi circa l'efficacia di tali preghiere. Possono esse modificare veramente il destino oltremondano dei defunti? A che serve pregare per queste anime? Virgilio spiega al poeta che la preghiera di chi ama ancora in terra il defunto, proprio in virtù dell'amore, contribuisce anch'essa a saldare, almeno in parte, quel debito che l'anima dovrebbe scontare sul monte Purgatorio. Consapevole dei limiti della ragione umana nell'affrontare temi così profondi, Virgilio rinvia alle spiegazioni di ordine superiore che Dante riceverà da Beatrice. Cercando il passaggio per la balza superiore della montagna, i due pellegrini notano un'anima solitaria. Virgilio le si rivolge e la sua pronuncia rivela la sua origine mantovana. Si tratta di Sordello da Goito, località nel Mantovano, conterraneo di Virgilio e come lui poeta. Più precisamente, egli è un trovatore italiano, cioè uno di quei poeti che, pur non essendo di nascita provenzale, scrissero in lingua doc, secondo i temi e lo stile dei poeti provenzali. I due poeti, Virgilio e Sordello, si abbracciano. E tale gesto è motivo di riflessione per Dante, che confronta l'amicizia e l'affetto che li lega per il fatto di appartenere alla stessa terra con l'odio che invece distingue i suoi contemporanei. Proprio il gesto di amicizia e di affetto tra i due poeti ispira a Dante, per contrasto, un'accesa invettiva contro l'Italia, divisa e lacerata dalle sanguinose contese tra i vari signori e che senza una guida politica legittima è ora come una nave senza nocchiero in una grande tempesta. Un richiamo particolarmente aspro è riservato a Firenze, amata patria del poeta, ridotta nella condizione infelicissima di una donna malata che si gira nel letto cercando inutilmente di lenire un dolore costante. Come tutti i sesti canti della commedia, anche il sesto del Purgatorio è un canto politico. Qui, nel Purgatorio, con un allargamento progressivo della prospettiva, Dante, dopo aver guardato la situazione di Firenze, ora si sofferma sull'Italia, con un'accorata apostrofe alla penisola lacerata e divisa, che è anche una digressione sulla situazione politica della seconda metà del 200.